Credo che al di là dell'attività repressiva che giustamente è affidata alla magistratura e alle forze dell'ordine, ci debba essere anche da parte di tutti un atteggiamento assolutamente chiaro, senza alcun infingimento e senza quei tipici retropensieri per cui si immaginano che le piccole illegalità non portino in qualche modo a costituire le grandi illegalità, che nei rapporti bisogna essere molto netti e, come dicevo prima, avere il coraggio di saper dove stare, perché questo è l'insegnamento di Antonio Ammaturo, perché poi io credo che queste iniziative abbiano un senso, abbiano una valenza se non rimangono solo atti liturgici, momenti così celebrativi, ma traggano dall'esperienza della vita di questi grandi poliziotti l'insegnamento per noi per ogni giorno, per saper come comportarci.